Buonasera a tutti, non conosco quasi nessuno qui. E quando Manuela mi ha chiesto di prendere parte a questa cerimonia mi sono meravigliato e adesso invece capisco perché lo ha fatto. Mi chiamo Luigi Capasso, sono un docente anziano di questa università e ho conosciuto Chris 25 anni fa, un quarto di secolo. Ho avuto con lui esclusivamente rapporti professionali. Non siamo mai entrati l'uno nella vita privata dell'altro, se non per qualche frequentazione occasionale con Emanuela. E una visita, mi pare, con Frida un giorno in museo. E che cosa è stato per me questo rapporto con Chris? Un rapporto intenso. Perché io pensavo di usare Chris, e cioè di poter compensare la mia carenza, sono napoletano, anzi, periferia di Napoli Nord, dove se parliamo italiano è già qualcosa di eccezionale, figurarsi parlare inglese. In realtà abbiamo bisogno, no? Cioè, ciascuno di noi, sono un medico, lavoro in campi scientifici da tutta la vita. E dunque questa necessità di compensazione, che può essere occasionale, no? Può essere appoggiata su una persona qualsiasi, il primo che passa di lì, o anche il meno caro, forse. Con Chris è stato molto diverso. Chris faceva del suo lavoro, forse potremmo definirla con una parafrasi aristotelica: non puoi fare bene il tuo lavoro se non ami quello che fai. E questo amore aristotelico è l'unico modo per conoscere le cose. Vi dico questo perché con Chris abbiamo scritto di tutto. Non soltanto la mia attività professionale, quella della ricerca biomedica. Ma l'ultimo libro che abbiamo scritto è una storia di fossili, paleontologia di alcuni pesci. Chris si rifiutava di tradurre ciò che non capiva. Non traduceva, oppure traduceva male, si rifiutava di tradurre ciò che non capiva. Abbiamo passato settimane a discutere. Non sul significato di una parola, ma su che cosa in quella parola io vedevo. Ma tu che cosa intendi esattamente per estinzione di questo organo? E ne abbiamo parlato attorno a un caffè per ore. Perché se lui non aveva esattamente chiaro quello che per me era il significato di quella parola, lui comunque non la trasponeva nella sua lingua. Voglio dire che lui doveva condividere il significato. E vi racconto tutto questo perché adesso ho capito che non era solo un suo modo di lavorare, era anche un suo modo di vivere. Era uguale. Cioè nella sua vita privata e nella sua vita professionale era questo il motto. Devo capire. Perché devo partecipare? E allora io, insomma, sono, come dire, mi sono meravigliato di questo modo di essere. Pensate che pochi mesi prima che sapesse di questa notizia, terribile ovviamente, l'ho chiamato e gli ho detto: Chris, ci sarà un documentario di National Geographic nel nostro museo. Possiamo parlarne un attimo, perché ci sono alcune cose che vorrei che tu mi suggerissi. Chris è stato da noi 2 giorni interi, dalla mattina alla sera, probabilmente senza tornare a casa, perché lui non ha soltanto, non mi ha dato solo il suggerimento, perché ha voluto che parlassi in inglese, insomma. Quindi lui è stato lì a fianco 2 giorni, perché ha voluto partecipare a questo evento. Non è una traduzione, voi capite, è una partecipazione. È la partecipazione a una crescita culturale che lui sentiva anche proprio. Ecco, insomma, io trovo tutto questo molto speciale.
perché abbiamo condiviso una crescita culturale con lui, una crescita culturale vera, che ha prodotto, come ripeto, veramente incremento di conoscenze e incremento di punti di vista. Non gliene importava niente dal punto di vista scientifico dei fossili, oppure degli studi sulla resistenza della canapa che gli ho fatto tradurre per mia figlia. Eppure lì ho visto la stessa identica professionalità, un approccio assolutamente conoscitivo, umile e partecipativo. Lui non avrebbe mai sottoscritto qualche cosa che non condivideva. E questo mi comportava a studiare. Allora io ringrazio Emanuela per avermi dato questa possibilità e questo privilegio, ma questo comunque è un'eredità che lascio a te, Frida, perché te ne ha detto molto poco, ma una cosa me l'ha detta, è una ragazza straordinaria. E quindi questa straordinarietà io la vedo in questa sua qualità. Soltanto capendo, soltanto partecipando, si può anche lavorare, ma si può anche vivere e dare esempio. Veramente grazie. Grazie a tutti.